Buongiorno a tutti, come al solito salve a chi mi segue, salve a chi non mi segue, io sono sempre Filciak sul mio canale privato Filciak Gambardella e oggi sono qui per proporvi una recensione che parteciperà al concorso per i 70.000 iscritti indetto da Vittor Laslo 88, inaugurato da lui il 18 d'agosto e si concluderà il 18 di settembre. Metto qua in descrizione il link al suo video per poter partecipare, dove lui spiega tutte le indicazioni, il video dove ha spiegato come si svolgerà il concorso. In questa recensione parliamo insieme dell'ultima opera di un regista sudcoreano che personalmente a me è molto caro, sto parlando di Kim Ki-duk. Kim Ki-duk io l'ho conosciuto appena 2 anni fa, quando ha vinto il Leone d'Oro per il miglior film con il suo lungometraggio Pietà. Kim Ki-duk lo si potrebbe definire come una sorta di Lars von Trier coreano, ovvero un uomo totalmente frustrato dalla vita, totalmente frustrato dagli aspetti soprattutto pessimisti e negativi che lo colpiscono e che lo portano appunto a scrivere queste sceneggiature come via di sfogo, a usare il cinema come via per sfogarsi e buttare tutta la sua frustrazione mentale all'interno di immagini visive, proprio da rappresentare davanti e direttamente agli occhi degli spettatori, e sviluppa un certo tipo di nichilismo, ovvero un totale senso di distruzione, un totale senso di abbandono a se stessi, dell'abbandono a se stesso dell'essere umano. E Pietà, insieme a quest'ultimo film di cui adesso andiamo a parlare, sono gli esempi più lampanti, perché ad esempio lui ha fatto dei lungometraggi in passato come Primavera, Stato, Autunno, Inverno, Ancora Primavera, o come L'Arco, dove raccontavasi storie malinconiche, che erano delle sottospecie di parabole zen entrambe. Primavera, Stato, Autunno, Inverno, Ancora Primavera, a proposito della vita in generale, di un percorso ad un singolare ed unico sviluppo, mentre L'Arco sviscerava il tema della vecchiaia. E quei film sì, erano melodrammatici, però davano comunque un senso di speranza, avevano delle cose cattive all'interno, però allo stesso tempo pessimismo c'era all'interno, però appunto allo stesso tempo senso di speranza, senso di libertà riuscivano a darlo. Quest'ultimo suo film, uscito anche da poco nelle sale, presentato fuori concorso a Venezia 2014, è One on One, che da quanto ho potuto capire il titolo in originale è Chi sono io, quindi qualcosa di totalmente diverso. Tutti e due i titoli però hanno un particolare significato. Tutto fa il suo corso legato a questo avvenimento che accade all'inizio del film, ovvero il brutale assassinio di una giovane liceale da parte di 4 assassini comandati da 3 rappresentanti diversi. Durante il film che cosa succede? Una serie di uomini che sono stati definiti setta delle ombre, come la setta del Cavaliere Oscuro, però non è questo il nome, sono uomini che appunto sembrano che si nascondano nell'ombra, vanno in giro, rapiscono gli assassini che hanno commesso appunto questa atrocità nei confronti della ragazza, e cosa fanno? Gli fanno confessare che cosa hanno fatto il 9 marzo scorso, ovvero quando è avvenuta la brutalità. Se non lo fanno, li torturano a non finire in svariati modi che ricordano molto appunto le torture militari contro i nemici. Li torturano finché loro non scrivono su un foglio la loro confessione, che poi alla fine viene, diciamo, firmata, gli viene fatta firmare tutta questa confessione grazie ad un'impronta insanguinata con il loro stesso sangue che si guadagnano dalla tortura, con l'impronta sanguinata che viene messa sul foglio. Non accade praticamente mai, anche dal punto di vista dell'atteggiamento del capo di questa sorta di gruppo, che appunto vuole alla fine il loro sangue, vuole il sangue come marchio, perché è come se volesse il loro sangue. Lui ritiene sia giusto che loro ammettano tutto ciò e che paghino come una sorta di debito, come la sorta di nel Mercante di Venezia di Shakespeare, come la carne umana senza sangue, la libra di carne umana senza sangue che il Mercante di Venezia avrebbe dovuto dare a Shylock. Tutti loro vengono rapiti e torturati secondo questo metodo militare, ma la cosa bella che cos'è? È che queste persone che noi vediamo come militari, come poliziotti, noi fino alla fine non capiremo chi sono effettivamente queste persone, perché Kim Ki-duk ci dà una serie di tasselli, sempre più tasselli, per riuscire a comporre un gigantesco puzzle dove alla fine noi sapremo effettivamente che cosa forma questo puzzle, qual è la verità effettiva. Solo che cosa succede? Noi queste persone che da prima li vediamo come giustizieri appunto, che possono essere uomini di legge anche, possono permettersi di fare violenza estrema contro degli uomini che hanno commesso un'atroce brutalità che sicuramente non è paragonabile ad una tortura, è una cosa veramente, veramente spietata uccidere chiaramente una minorenne, una liceale, non ha paragone con questa azione dal punto di vista simbolico, però cavolo, loro vengono rapiti e torturati spietatamente come se fossero appunto dei prigionieri militari, e sono torture che a noi molte volte danno fastidio. Noi non sappiamo da che parte stare, non ci riusciamo assolutamente, non,
perché loro possono permettersi di fare violenza contro degli uomini che hanno fatto violenza e ancora una scarica di violenza contro di loro. Com'è che i loro giustizieri che credono di essere dalla parte del giusto possono permettersi di praticare giustizia nei confronti di quelli che loro credono essere i colpevoli effettivi? E la sorte di ognuno dei torturati è diversa, perché per dire uno si suicida per il senso di colpa, non sappiamo effettivamente se la paura di essere torturato di nuovo, di subire di nuovo le azioni di queste persone, oppure se è semplicemente senso di colpa per quello che ha fatto. Il primo diventerà una sorta di detective, cercherà in tutti i modi di trovare queste persone, li seguirà, gli farà delle foto per riuscire a trovare anche lui una sua vendetta personale per quello che gli è stato fatto e per quello che ha, per le azioni che hanno poi coinvolto tutti i suoi compagni dell'operazione. Un altro sarà costretto a vivere nei bassi fondi, a nascondersi nei bassi fondi insieme alla madre, in una scena che ricorda molto alcune delle atmosfere di Pietà, dove ci sono appunto i clienti, il cliente che era stato reso zoppo da Camdo di Pietà, il protagonista di Pietà, e che era costretto a vivere in questi sobborghi facendo il mendicante zoppo. Vediamo quest'uomo che è in questa sorta di discarica piena di spazzatura insieme alla madre, che da come ci accorgiamo dovrebbe avere tipo l'Alzheimer, una di queste malattie legate alla vecchiaia, alla perdita di memoria, perché la vediamo che è abbastanza irrequieta e lui deve vivere in mezzo a questa discarica in un tendone con la madre che deve anche tenere a bada. Quindi c'è una cosa veramente che ti tocca nel profondo del cuore, perché ti mostra una realtà della vita. Questo King Ghidorah vuole fare, ti vuole mostrare, sbattere in faccia questa crudelissima realtà dei bassi fondi della vita. E poi tutto il film procede in questo modo, perché con continue torture, proprio è una continua linea che continua ad andare avanti, non c'è mai qualcuno che ferma questi uomini, c'è sempre un tassello in più che viene inserito per farti capire effettivamente l'identità di ciascuno di loro, oppure quello che provano. C'è qualcuno infatti che si distacca dal gruppo, c'è una donna, una delle donne che per me è più simbolica tra tutte le donne di King Ghidorah. È chiaramente non un personaggio femminile all'altezza della finta madre di Pietà, però un personaggio femminile come la donna di Ferro 3, se vogliamo, un personaggio di cui ti ricordi fermamente che, certo, Ferro 3 è molto più importante perché è la concatenazione perfetta della storia del protagonista di Ferro 3. Qui invece è un personaggio un po' a parte, però della quale King Ghidorah ti racconta proprio la sua storia e il suo pensiero, soprattutto perché anche lei vediamo una donna che vive con un fidanzato veramente violento, una donna che fa questo perché crede nella giustizia, ma allo stesso tempo comincia a capire lei effettivamente che tutto ciò non ha senso, che questa violenza nei confronti di chi ha fatto del male è sbagliata, perché è nuovamente fare del male. Una riflessione veramente profonda e, se ci pensiamo, molto più politica ed intellettuale rispetto alle altre opere di King Ghidorah, perché le altre opere di King Ghidorah, come ho già detto, sviscerano dei temi che hanno a che fare con la società e con la psicologia delle persone e soprattutto con le loro azioni, con le azioni che sono fuse chiaramente attraverso psicologia all'interno della società. Lo fa in modo schietto, diretto, ti butta subito le cose in faccia. Qui te le butta in faccia, però ci gira più attorno a questo argomento, perché fa fare dei discorsi a delle persone molto di riflessione, dove riflettono sulle azioni, discorsi per farvi un paragone, alla Cosmopolis, nella scena finale di Cosmopolis, tra bellissima scena tra Robert Pattinson e Paul Giamatti, che fanno questo discorso gigantesco sulla politica, sulla società, su come la società sta venendo contagiata dalla politica. Ricordano alcuni discorsi, ricordano molto quelli di Cosmopolis, perché parlano di quello che King Ghidorah chiaramente vuole farti capire della politica e della società, però in modo molto più calcato, molto più pensato e studiato, con termini che qualche volta risultano essere veramente iperculturali. È proprio un King Ghidorah che in realtà è simile all'argomento di Pietà, però diverso da tutti i film che ha fatto. 101 è il film di King Ghidorah che è totalmente diverso da tutte le sue opere, perché se Pietà si concentrava su una vendetta molto molto intimista, qui invece si concentra su una vendetta che è molto più di massa, ovvero dei giustizieri che vogliono punire un crimine con cui loro non c'entrano nemmeno direttamente. Perché è questo che King Ghidorah ci fa credere. Esattamente, ragazzi, perché qua King Ghidorah nel finale ci tira fuori un altro dei suoi giganteschi colpi di scena, ovvero che il capo dei giustizieri non è altro che il padre della ragazza. E tutto ciò è fantastico perché noi fino a quel momento abbiamo creduto in una giustizia con cui loro non c'entravano direttamente, loro che volevano fare giustizia sentendosi e leggendosi a giustizieri, leggendosi a
paladini della protezione, paladini della vendetta nei confronti del male, come ad arcangeli armati di spada che vengono sulla terra per distruggere la vita dei demoni. Veramente, e invece è una situazione molto, molto più personale, perché lui è un familiare che c'era legato intensamente, chiaramente, il padre, e ha coinvolto tutte le altre persone che non sanno che lui è il padre, ha coinvolto tutte queste persone mentendogli sul fatto della giustizia, mentendogli sul fatto di dover estirpare dal mondo e punire persone che fanno del male. Ha ingannato tutte queste persone in una teoria che è sicuramente una teoria in cui nemmeno lui crede, perché il suo obiettivo era praticare vendetta. E alla fine, nel finale che io sono convinto sia uno dei finali più belli dei film di King Duke, soprattutto perché è un finale inaspettato. Voglio dire, in primavera è stato un inverno ancora primavera, il finale è un circolo completo, te lo aspetti che sia una cosa che reinizia tutto da capo per come la storia ha fatto il suo corso. In Ferro 3 ti aspetti una sorta di finale speranzoso, chiaramente non quel tipo di finale così sconvolgente, così cattivo, però un finale che chiaramente lascerà speranza ai due protagonisti. Quello che è inaspettato era quello dell'arco. Chiaramente l'arco, non ti aspetti tutto questo simbolismo nel finale. In una storia del genere, un finale così simbolico, così metaforico, lo spettatore non se lo sarebbe potuto aspettare, almeno io non me l'aspettavo. Ditemi voi se ve lo aspettavate, ma io personalmente no. Il finale di Pietà, allora, per tutto il corso che fa il finale, veramente geniale, inaspettato, perché la donna, per come King Duke ti costruiva il personaggio della finta madre, riusciva letteralmente e dettagliatamente a farti credere che lei fosse la vera, usando un termine alla Anthony Burgess, genitrice di Kamdo. Però dopo che la donna ha ottenuto la sua vendetta, una sorta di depressione estrema che poi conseguirà al suicidio, te l'aspetteresti da parte di Kamdo, e infatti così accade, in una scena che è veramente spettacolare. Però è il finale più logico, però non sto dicendo come tutto finale, attenzione, è un finale veramente spettacolare, è il finale che deve essere inserito per una storia del genere. In 101 tutto ciò non accade, perché Kinky Duke ti butta in faccia una sorta di scena pseudo teatrale, soprattutto pseudo shakespeariana, che esprime in tutto e per tutto il significato della violenza e il significato della vendetta. Sono rimasti in quattro all'interno della setta, ovvero due scagnozzi, uno che è fuori a far la guardia e il capo. Il capo ha appena catturato il massimo esponente dell'operazione legata all'omicidio di sua figlia e l'ha letteralmente legato ad una sedia con le catene. Gli è davanti e gli mostra, solo a lui davanti, solo a lui, la foto con lui e la ragazza, e facendogli capire sia lui che agli spettatori che lui è il padre della ragazza. Poi posa la foto sul ripiano, gli altri chiaramente non l'hanno vista, pensano sia una delle solite foto che lui faceva vedere, che ritraevano la ragazza uccisa, però gli altri chiaramente non si aspettano che tutto sia coinvolto in una cosa così personale tra il capo e la ragazza, non se lo aspettano, perché lui gli ha mentito per tutto il tempo, gli ha fatto una testa così su questa cosa della giustizia, invogliandoli a praticarla anche a loro. Cosa succede? Si fa confessare dal capo tutte le azioni, però lì non ce la fa, lui vorrebbe ucciderlo, vorrebbe uccidere il capo perché il massimo esponente che ha comandato l'operazione vorrebbe farla finita con lui. Ma cosa succede? Lui, cioè i due che erano con lui, sono convinti che tutto ciò sia sbagliato, quindi cosa fanno? Prendono il capo e lo ammanettano ad un calorifero, poi si fanno convincere dalle parole di questo criminale spietatissimo che è lì legato, questo boss che è veramente un pezzo di merda, diciamo, lo vediamo anche dai discorsi che fa, dall'indifferenza con cui tratta il tutto, perché poi soprattutto questo, fatemi fare un saltino indietro, soprattutto questo Kinky Duke qui che cosa fa? Kinky Duke ci fa vedere che i tre massimi esponenti sono tutti e tre diversi. Il primo è il classico piccolo boss delle baraccopoli, il primo che ha comandato direttamente i ragazzi, che ha fatto da primo tramite, è il classico boss anziano delle baraccopoli che sì, vuole fare abbastanza il duro, però vediamo però che nei suoi occhi c'è la paura, comunque non è un uomo che ha una potenza elevatissima, quindi dopo la tortura lui confessa, una tortura gli fa una scarica elettrica di quelle torture
tipiche militari, e lui lì non ce la fa e confessa, lo vediamo comunque gli occhi, nella sua paura, nei suoi occhi c'è la paura, mentre il secondo è un generale militare, quindi uno che chiaramente sta lì, non confessa, non ce la fa a confessare, a dire io ho fatto questa cosa, perché dice è stata un'azione giusta, noi l'abbiamo fatto per voi, tutto una roba del genere, fa tutto questo discorso dove dice, dove lui non ammette il suo peccato, ed è per questo che lui viene ucciso dal capo con un colpo di pistola in pieno petto, perché il capo lì si trova davanti ad una questione dove dice cavolo, questo qua può quasi convincere i miei uomini a ribellarsi a me, perché lui li sta convincendo, dice devo fare qualcosa, devo dimostrare che io sono potente, sono forte, lui non è il mio preciso obiettivo, però lo posso dimostrare io in questo modo, e che cosa faccio? Lo devo uccidere, devo farla finita con lui, infatti lo fa, sbalordendo tutti, lui lo fa, gli punta la pistola e lo uccide, una scena veramente inaspettata e soprattutto forte, diretta, stomachevole quasi, perché lo stomaco dello spettatore medio viene scosso da tutto ciò. Insomma, però, tornando alla scena di prima, che cosa succede? I due vengono convinti dal boss innanzitutto a liberarlo e poi a far che cosa? A fargli torturare a lui il capo, perché lui adesso che è legato, quando sarà liberato vorrà torturarlo per vendetta, dice lasciatemi fare a me quello che devo fare. Cioè li sta convincendo addirittura, li sta rivoltando contro tutto, perché lui, il suo obiettivo sarebbe torturarlo, vendicarsi per il fatto di averlo legato, perché in realtà se ci pensiamo, nei sentimenti di un padre è la cosa più naturale che può fare cercare la vendetta, perché è un istinto umano, assolutamente un istinto umano, e poi sarebbe anche giustificato. Prima noi non lo credevamo perché dicevamo tu non c'entri niente direttamente, tu non c'entri niente con queste persone, sei solo un uomo che vuole fare il giustiziere. Ma quando Kenki Duke ci dà l'informazione sul fatto che lui sia il padre, ci rivolta tutto, cioè direttamente, come un boomerang che viene lanciato e che poi ci ritorna indietro direttamente, come la freccia del vecchio dell'arco. Lo stesso tipo di situazione, una situazione che ci viene letteralmente ribaltata addosso. I due allora che cosa fanno? Vanno fuori per discutere sul fatto di accettare la richiesta del boss mafioso oppure per decidere se tutto ciò sia giusto o no. Però che cosa succede? Appena vanno fuori si trovano il giovane che era rimasto lì fuori a fare la guardia, il quarto che era rimasto della setta, che è uno degli osservatori esterni, perché è fuori lui come osservatore esterno, ha visto tutta la vicenda, non è d'accordo, giustamente non è d'accordo con quello, cioè dice ma voi due siete veramente anche voi dei pezzi di merda, perché voi state discutendo sul fatto di lasciare, però la cosa è questa, lui non sa che è il padre della ragazza, il capo, quindi anche la sua azione per noi non è totalmente giustificata, perché lui, non sapendo questa informazione, non sapendola, lui vuole liberare il suo capo perché è il capo. Perché il capo ha comandato tutta l'operazione, è il capo giustiziere quello che gli ha trasmesso questo senso di giustizia, lui per il continuo senso di giustizia che prova ormai dentro, che ormai il capo gli ha immortalato, vuole riuscire a liberare il suo capo, vuole che il capo abbia la faccia giustizia anche contro quest'ultimo bersaglio, vuole che abbia la sua giustizia, e non è legato al fatto che lui sia legato personalmente alla ragazza, assolutamente no, è sempre per il senso di giustizia. Quindi cosa fa? Uccide i due suoi compagni, va dentro, libera il capo, lo tira fuori, cioè lo libera, gli dice adesso capo uccidiamolo insieme, ma il capo qua si è trovato davanti a tutta questa situazione e gli dice ragazzo vai a casa, perché poi lui è arrabbiato con lui per una cosa ingiustificata, perché comunque sa di essere stato lui a immortalarli dentro tutto il senso di giustizia, sa di essere stato lui, però in più che cosa c'è come informazione? Lui sa benissimo che il ragazzo non sa che lui è il padre della ragazza, quindi è il discorso che facevamo prima, lui è consapevole della cosa di cui sono consapevoli gli spettatori, e quindi dice al ragazzo vai a casa, torna ai tuoi genitori, perché è anche un ragazzo abbastanza giovane, torna a casa, vattene. Lo scaccia via. Dopo che se n'è andato, lui si rivolge verso il boss, che pensava di avere la sua possibilità di vendetta anche nei suoi confronti in quel momento, però gli dice al boss per dimostrargli del fatto io posso essere anche un uomo migliore, gli dice senti, ti lascio libero, pensa ai tuoi figli se c'hai dei figli, e soprattutto fai sì che non gli capiti niente. Cioè lui lo sta dicendo a lui che ha comandato l'operazione dell'omicidio di sua figlia, quindi direttamente
E anche questa è una vendetta, gli sbatte in faccia che lui può essere migliore, mentre lui una volta liberato l'avrebbe torturato, ammazzato, gli avrebbe fatto di tutto. Lui qua dimostra e dice: io ho la possibilità di fare tutto ciò, però non lo faccio, non lo faccio, va bene? Quindi tu adesso stai qui, ti lascio legato, perché figurati se ti libero, ti lascio legato, però me ne vado, ti risparmio la vita. Detto fatto, esce di scena. È fantastica questa scena perché è un continuo cambio di personaggi. Personaggi che continuano a cambiare la loro psicologia in puro stile shakespeariano, e soprattutto è come un enorme palco dove c'è un unico personaggio in scena e continui attori che interagiscono con lui, escono, entrano, dietro le quinte, fuori dalle quinte. Perché lui poi gli dice anche, quando è ammanettato e faceva il discorso con i due che intendevano magari liberare il boss e farglielo torturare, gli diceva: io sono, è come se fossi il regista di questo spettacolo, voi siete i miei personaggi, io vi ho solo dato i costumi e gli oggetti di scena. Un paragone che è veramente ottimo, perché lui infatti gli ha dato le armi, gli ha dato le armi per la tortura e gli ha dato i costumi, letteralmente i costumi da militari, oppure qualche volta quando si travestivano da netturbini, quest'ultima volta sono vestiti da netturbini, loro molte volte cambiavano i loro costumi anche per mascherarsi, entrare nelle operazioni e rapire determinate persone, loro cambiavano il modo di mascherarsi. Infatti lui, in questo modo, il boss adesso è l'unico personaggio in scena, rimane da solo. Ma King Kiduk non ha finito le sorprese, perché fa entrare il quinto personaggio, che è l'estremo osservatore, il vero spettatore di tutto. E chi è? Il primo uomo torturato dalla banda, che è appunto quello che ho detto prima, ha fatto la detective, che li ha continuato a seguire, gli ha fatti le foglie, ha fatto le foto, che ha studiato il tutto. Si trova davanti a quello che in realtà è il suo capo. In realtà è il suo capo, perché lui è il massimo comandante, che ha deciso che l'omicidio della ragazza doveva svolgersi quella notte del 9 marzo scorso. E quindi anche lui qua, il ragazzo, che cercava vendetta in questo modo, continuava a seguirli cercando vendetta, in questo modo si trova direttamente davanti alle sue azioni, e quella che in un certo senso è la causa delle sue azioni, perché quello che lui ha fatto, certo, l'ha deciso lui, poteva decidere di non farlo, perché lui dice: io sono un vice, faccio tutto quello che mi ordinano e sono a posto. In realtà non è così, perché l'umano può decidere che cosa fare, e qua ci viene dimostrato, perché lui si trova davanti qua a colui che ha comandato l'operazione, che gli chiede chiaramente di liberarlo, perché gli dice: voi ragazzi avete fatto questa cosa, adesso, cioè, è come se dice: tu sei un mio uomo, adesso sei qua, hai il dovere, non il diritto, il dovere di liberarmi. E lui, che lì si accorge, perché lui vede la foto del padre e della figlia, quindi anche qua lui è là, è il solo che sa, oltre allo stesso padre, che lui è legato direttamente alla ragazza. E quindi qua gli viene ribaltato tutto addosso, perché lui da osservatore esterno ha potuto osservare tutte le scene da sempre, li ha da sempre seguiti, però qui ora anche lui si trova davanti a tutto ciò, e la sua reazione è come quella degli spettatori, di totale ribaltamento. E qui lui si trova in questa situazione, lui dice, è come se gli dicesse, dalle parole che usa il boss: è un tuo dovere liberarmi. E lui però gli chiede: ma perché tu? Perché tu ci hai fatto ammazzare una ragazza, una ragazzina? E lui dice: beh, perché anch'io, se non avessi dato quest'ordine, ne avrei subito le conseguenze. Quindi anche lui ha dovuto fare questo per salvarsi la pelle, perché magari c'era, non ce n'è dato sapere perché, ma perché c'era qualche altro boss che è come se l'avesse ricattato e gli ha detto: tu fammi questo favore e hai salvato la vita. Lui ha dovuto fare questo favore, ha dovuto fare una totale brutalità che lui ha fatto senza nessun tipo di problema. E il vero motivo dell'omicidio della ragazza noi non lo sapremo mai, perché è una continua concatenazione, uno su uno, one on one, come dice il titolo. Ora arriviamo anche all'altro significato del titolo, chi sono io, il titolo originale. Qui il boss che cosa gli risponde? Chi me l'ha comandato? Non me lo ricordo. Cioè, con un'indifferenza tale che qua tu dici: ma come fai a... come fai uno così a passargli sopra? Come fanno le persone a rispondere agli ordini di un uomo così? Che qua lui lo dice con totale indifferenza, perché non gli riguarda, non lo riguarda direttamente, quello che noi credevamo prima con i giustizieri, che facevano giustizia con delle persone che direttamente non le riguardavano, e solo per il senso di giustizia. Qua è lo stesso concetto. Il ragazzo qua si trova davanti e il suo, lui ne è consapevole, non diventa più un dovere di doverlo liberare, diventa un diritto. Quindi un diritto rimane sempre una scelta. La sua scelta rimane quella giusta, però lui non lo lascia andare, anzi applica lui l'omicidio nei confronti di questa persona, soffocandolo con del nastro adesivo, lo stesso modo in cui
era stato ordinato di uccidere la ragazza, allo stesso modo in cui la ragazza è stata brutalmente uccisa. Lui lo soffoca appunto con questo nastro adesivo in una scena veramente diretta, cruda, violenta, e lo spettatore qua non può che dire: hai fatto la cosa giusta, perché questa è la cosa giusta che qua doveva fare. È un'azione estrema, però la vera giustizia è qua, quell'uomo lì deve morire, non è uno che merita di essere liberato e poi andare avanti a dare ordini, no. Lui qua gli dice: tu sei legato, adesso mi stai dando ordine di liberarti? E no, caro mio, io non sono come lui, io non sono come lui che vuole solo una vendetta psicologica, io faccio una vendetta per la sua vendetta, è come se applicasse una vendetta sulla vendetta, appunto, soffocandolo. Vendica colui che si vuole vendicare. Però purtroppo è Kinky Duke, purtroppo, nel meglio, assolutamente, è Kinky Duke. Quindi cosa succede? Lui ci mostra un'ultima scena finale in cui ci distrugge nuovamente tutto il significato, perché il ragazzo qui che cosa fa? Prende uno dei vestiti da militare, si veste da sorta di giustiziere e prende questo manganello con cui lui stesso era stato torturato, ovvero un manganello con all'interno fissati due chiodi, come una sorta di mazzaferrata. E cosa fa lui vestito da giustiziere? Raggiunge il nascondiglio del capo della, il capo della setta, che lui in precedenza aveva seguito, lo raggiunge e lo trova in piena meditazione. La meditazione che lui sta facendo, come per dire, perché lui non ha voluto vendicare direttamente la figlia, però allo stesso tempo ne è pentito. Ne è pentito, lui la sua vendetta psicologica l'ha avuta, però lui da padre è pentito di non aver fatto tutto ciò, ed è lì in meditazione, una meditazione che però non gli riesce perché scoppia in un pianto madornale, perché, come dice: ma come, io avevo questa possibilità, tesoro mio, io ti ho perso, quegli uomini ti hanno portato via, quell'uomo ha comandato tutta l'operazione, io cosa ho fatto? L'ho lasciato libero, cioè non l'ho lasciato libero, l'ho lasciato vivo, non libero, però... come un sentimento umano, è ovvio che scoppia nel pianto, perché si sente in colpa, perché dice: cos'era la vera giustizia? Io chi sono? Come potevo affermarmi? Ecco il titolo: chi sono io? Come faccio ad affermarmi all'interno della vendetta, all'interno del male? Come si può un uomo affermare all'interno del mondo del male? È un quesito irrisolvibile, lo sappiamo tutti. Come fa uno ad identificarsi in una singola posizione? Come fa uno a prendere posizione all'interno della cattiveria? E dopo averlo lasciato al suo pianto, l'uomo che qua si elegge a giustiziere, che cosa fa? Lo uccide. Ma non è una vendetta legata al fatto di essere stato torturato, non è una vendetta per i mali che lui gli ha causato, assolutamente no. È ancora una vendetta sulla vendetta. Lui vendica il fatto che lui stesso non ha vendicato sua figlia, l'ha dovuto farlo lui, per concetti morali che gli sono stati trasmessi da estremo spettatore e osservatore. Questa persona, questo giustiziere, è come se fossimo noi stessi, che ci vogliamo leggere a critici, ci vogliamo leggere a giudici, ci vogliamo leggere a valutatori della situazione. Ma noi, in effetti, come possiamo valutare tutto ciò? Come possiamo decidere che cosa è giusto e sbagliato? Quello che noi credevamo che facessero i giustizieri. Vendica qualcosa che con lui non ha direttamente a che fare. Vendica una ragazza il cui padre non ha avuto il coraggio di vendicarla, in un modo anche molto cruento, a colpi di mazza ferrata, e lo lascia esangue e sanguinante, morto con gli occhi spalancati sulla pietra, per poi andarsene via sempre vestito da militare, da giustiziere, con questa mazza ormai insanguinata in mano. Lui si allontana e Kinky Duke, come ultima inquadratura, che cosa ci mostra? La stessa cosa di Pietà. Ci inquadra tutto il territorio per dire: io questa esperienza l'ho avuta dalla mia vita. Nel mondo questa esperienza c'è, io vi faccio vedere il mondo dall'alto, perché tutto ciò è concentrato qui. Tutta la violenza, la vendetta, tutto questo sentimento legato al male, al fatto di volersi eleggere giudici, al fatto di volersi eleggere critici, al fatto di voler giudicare qualcosa che a noi non è totalmente legato, è qua, si concentra nello squallido posto che è il mondo. Così per la vita, così per i film. Anch'io, che sono qua da osservatore esterno e sto criticando, sto analizzando il tutto. Io, chi sono? Chi sono io per dire la verità? Chi sono io per eleggermi a giudice? Chi sono io per capire il cinema? Tutti noi su YouTube che parliamo davanti ad una telecamera, effettivamente chi siamo? Chi siamo noi? Che osiamo dire quel regista fa cagare e fanno cagare i suoi film? Chi siamo noi per dire tutto ciò? Chi siamo noi per comprendere effettivamente questo gigantesco mondo? Possiamo provarci e possiamo anche essere bravi, ma due cose noi non saremo mai: reali e giusti. La giustizia non esiste. Nessuno può essere totalmente giusto, come succede qui e come succede allo stesso Kinky Duke. Il suo errore, volendo, può essere rappresentare il lato negativo della vita in modo così esplicito, direttamente pessimista, cosa che a noi piace, perché sennò non potremmo valutarlo. Vedete? È tutta una concatenazione. 101.
tutta la connessione della sua cinematografia. La connessione che lega tutti gli eventi del nostro mondo. Tutte le persone, tutti gli attimi, tutte le azioni, tutti i giudizi, tutti noi.